56esima edizione del Mercatino, insomma come sempre tanto amore nei confronti del Calcit, ci sono già delle importanti donazioni come l'auto donata dai cinghialai, quindi i ragazzi, ma insomma la città tutta come sempre vi è vicina. Sì, intanto diciamo, voglio appunto sottolineare questa presenza nelle scuole che è stata diciamo, in una prima fase quando ancora c'era il maestro Ricci, aveva fatto già tutto il giro delle scuole. Noi abbiamo preso questo fatto di presentare il Mercatino ripartendo dalle scuole in modo che la storia del Calcit con quelli che sono diciamo, i suoi sentimenti viva il più lungo possibile. Ovviamente i bambini sono la base, non ci sono, su cui diciamo, però ecco, bisogna veramente ringraziare queste persone, intanto i panificatori già da stamattina sono lì che stanno montando tutti i macchinari, tutte le cose che, in modo che domenica sono in grado di sfornare il pane fresco, poi insieme a loro ci saranno i macellai e dall'altra parte c'è il gruppo dei cinghialai, c'è tutte persone che in questo giorno si mettono in gioco senza nessun problema appunto per raggiungere gli obiettivi che tutta la città si prefigge. Quest'anno la presentazione si tiene alla scuola Sant'Etani, loro sono gli alunni che la rappresentano. Come ti chiami? Diana. Che classe frequenti? Quarta C. Senti, parteciperai al Mercatino? Sì, non è che partecipo, soltanto che aiuto un'amica e così voglio aiutare il Calcit. È il quarto anno. Quindi sei una veterana. Senti, sai a chi andranno questi soldi che raccoglierete domenica? Il Calcit è una fondazione e i soldi che prendono quelli che fanno il banchetto, insomma, che partecipano, vengono poi dati per comprare i macchinari per poi scoprire c'è le malattie. Partecipi al Mercatino? Sì. Che cosa andrai a vendere al Mercatino? I vestiti, i giocattoli, tanta roba. C'è qualcuno che oltre a partecipare ha anche donato qualcosa al Mercatino del Calcio? Che cosa? Allora, io ho donato un po' di soldi. Io ho donato un po' di soldi anch'io. Io i miei vestiti da quando ero piccola. Io i miei giochi di pupazzi quando ero piccolo. E dovrebbero partecipare perché è un aiuto per le persone che comunque hanno una malattia molto grave. Secondo noi aretini dovrebbero partecipare a questo mercatino per aiutare le persone che sono malate di tumori e per raccogliere così fondi per aiutarli anche attraverso meccanismi e facendo questi mercatini e raccogliendo somme di denaro. Sapete che l'11 di maggio tra l'altro è anche la festa della mamma. Diciamo soprattutto alle mamme di partecipare, no? Viva!